Innanzitutto noi siamo qua per dire un no al governo Draghi. Noi riteniamo che la scelta fatta del governo Draghi, che mette d'accordo tutto il panorama politico italiano, sia soltanto una dimostrazione di che quando ci sta il famoso piatto ricco mi ci fico per dividere dei soldi, ma dai lavoratori nessuno se ne prende nemmeno l'ombra di cercare di dare una tutela. Abbiamo un problema serio, molto serio. Oggi qua sono presenti diverse categorie dei lavoratori, partendo dai lavoratori stagionali del turismo, imprese di pulizie, ci sono i lavoratori del trasporto, dei noleggiatori, ci sono una serie di lavoratori che sono tagliati fuori dal mondo. Ogni tanto qualcuno si sveglia, le dà un bonus pensando che con quello le terranno calmo, ma è un anno che questi lavoratori non tengono reddito e sono sicuramente fuori dal mondo del lavoro per il prossimo anno. È inaccettabile che si pensi di dividere i soldi da parte del governo senza tener conto dei lavoratori. Servono ammortizzatori sociali veri, serie, degni, un reddito minimo garantito per tutti e la possibilità di avere in questo paese delle leggi che siano a favore dei lavoratori. Questo andremo a dire al prefetto più tardi quando lo incontreremo.